Salve a tutti gente, qua Gen Gaming che parla e oggi siamo qui in un nuovo episodio di Mario e Luigi Superstar Saga. Nell'ultimo episodio è passato molto tempo perché i primi due episodi registrati prima del 2020, ma comunque siamo stati nel castello di Bowser dopo che ci avevano attaccati, del Bowser del passato tra l'altro. E oggi, come potete vedere dalla mappa lì in alto a sinistra, dobbiamo andare in una nuova zona, in un nuovo varco temporale. Quindi direi anche subito di andarci. Anzi, dato che comunque non devo ancora farlo vedere, probabilmente se l'ho fatto vedere era chiuso, perché è tipico di Mario Luigi, dei giochi di Mario Luigi. È questo negozio qui. Venuto il negozio qui, ok. Forse avevo già comprato, sapete. Ne possiedo 3, ne possiedo 6 e ne possiedo 20. Vabbè, comunque nella nostra avventura ne troveremo. Questo più che altro. Che equipaggiamento ho? Tutta collage, già l'ho comprata, quindi mi sa che ce l'ho già. Ho già fatto acquisti, l'avrò già fatta l'ultima volta. Quindi allora andiamo, dai. Senza indugio. Ok. Quanto sono lenti in questo gioco, devo dirlo. E nuovo breccio temporale in una camera che probabilmente è la camera di Mario e Luigi, probabilmente. Tra l'altro, in realtà non è mai stato spiegato se è veramente così o meno, però. Mostro! Ma è lei! Quella bimba che hai in braccio è la principessa, non è vero? Stia indietro! Non è autorizzato ad avvicinarsi a sua altezza reale. Il viaggio nel tempo l'ha fatta tornare piccola piccola. È per questo che ero contrario a quella macchina infernale. Aiuto! Aiuto! Principessa! Mostro! Qualcuno mi aiuti! C'è nessuno qui? Principessa! Bella cazzi. E siamo foresta di Toadwood. Ok, niente cazzo in qui. Va bene. Salvo non salvo, perché tanto non lo faccio, dato che probabilmente questa registrazione sarà palese che sarà interrotta o rotta in qualche modo. Cheat microfono. E queste zone qui sono zone proibite ai bambini, insomma, non proibite, anzi esclusive dei bambini, in cui ci sono questi blocchi. Alcuni contengono cose normali, alcuni invece... Forse ce n'è già uno qui. Esatto. Monete che devono prendere i grandi, che però possono spawnare. Sono monetoni grossi da 100, da 50. Se non sbaglio anche da 500. Questi qua sono trampolini solo per i bambini. Qua sì, ci possono andare solamente i bambini. Però ogni tanto potrebbe esserci anche dei nemici all'interno, quindi occhio. Moneta normale. Monetone da 100 o da 50. Si tronchi però ricordano un sacco il primo Super Mario RPG, in cui c'erano anche lì dei tronchi in cui potevi entrare, vabbè. Tanto per fare riferimenti. Primo nemico da sconfiggere solo con i bambini. Se non sbaglio, questi qua si dovrebbero chiamare i Koopa Leonti, vero? Sì, Koopa Leonte. E niente, è un camaleonte, tutto qua. Cosa vi potete aspettare dal camaleonte? Che si che diventa trasparente, o altro attacco dovrebbero avere, che non stanno facendo. Cos'altro fanno i camaleonti? Niente. A quanto pare niente. Si fanno sconfiggere, ecco cosa.
ed ecco perché i bambini probabilmente avranno più battaglie rispetto agli adulti da soli, insomma, perché ci sono delle zone limitate solo ai bambini, ma se non sbaglio non ci sono zone limitate agli adulti invece di Mario e Luigi, insomma. Quindi esclusive o limitate. Qua se non sbaglio c'è una cosa importante. Mario. Sì. Ma io. Signor Mario. Mi chiamo Todorika. Ero sulla macchina del tempo con la principessa Peach. Appena arrivati in questo tempo, siamo stati attaccati da dei feroci alieni Shroob. Sono usciti dal nulla. Guardate lo schermo lato. Oh, per tutti i funghetti. Cos'è successo? Aia! Chi sei? La principessa Peach è stata rapita dagli Shroob. Io sono stata catturata dagli alberi di questa foresta. Sempre guardare lo schermo. Gli alberi stanno risucchiando la nostra energia, la nostra linfa. Perché sono funghi, sapete com'è. La linfa scorre attraverso le radici degli alberi nel sottosuolo. Gli Shroob la raccolgono al laboratorio linfa nel cuore della foresta. Sembra che la nostra linfa venga trasformata al laboratorio linfa. Viene mischiata con sostanze chimiche e diventa carburante per gli UFO degli Shroob. Mario, devi andare al laboratorio. Linfa è importantissimo. In quel luogo orribile c'è un pezzo di stella cobalto. Ne sono sicura. La stella cobalto è la principessa Peach. Faceva meglio stare zitta, mi sa. I pezzi trovate. Ok. E se notate, qua c'è anche la macchina che probabilmente ha usato per scappare lei, che si è schiantata qui. Dico, e queste qua sono le radici dove trasportano la linfa. Monetara 100 e anche un fungo. E se notate, infatti, da adesso in poi, o da ora che abbiamo incontrato lei non è l'unica che stanno usando. Infatti ci sono i tot qui che si potete anche parlare. È linfa. Ma tanto nessuno di questi dice niente di importante. Quindi perché l'ho fatto? Sono stupido. Volevo fare un attacco bello e attaccare dai due, ma devo ricordarmi che effettivamente innanzitutto sono entrambi più veloci di me. Cioè, i compagnoni sono più veloci di entrambi i fratellini. Però sono stupido, devo ricordarmi che devo attaccare più insieme. Devo evitare di fare mosse separate. Già alcune sono obbligatorie. E ricordo che nei Mario e Luigi, purtroppo, per andare bene dal boss finale bisogna affrontare tutti i nemici possibili. Perché sennò avrete molta difficoltà col boss finale. Cheat. Ok. Ancora niente? E crepa, Cupa Leonte. E guscio verde. Ok, ne ho una trentina adesso ormai. Una ventina in realtà, proprio. Ah, blocco Luigi. Fiore fratelli per 6.
Ve l'ho detto che comunque li troviamo qui. Altri gusci. Niente di importante. Ah, mi sa che lì c'è un altro nemico nuovo, intendo. Anche questo è un nuovo nemico. Non ero pronto, scusate. Magari... ecco, quell'altro è un altro nuovo nemico. Però aspettate, questo è esclusivo? Bene. Alcuni nemici sono proprio esclusivi dei bambini, in senso nemici che si possono attaccare solamente con i bambini. Mario e Luigi del futuro non lo sapranno, non li vedranno mai. Ma comunque, questo qua è Elasto Piranha, uno dei pochissimi nemici che sfrutta il doppio schermo, quindi potreste vederlo anche nel doppio schermo, però lo sfrutterebbero poco. Guardate, infatti fa un brutto effetto così, date che lo schermo è lato, però ve l'ho detto, questo è uno dei pochi casi in cui sfruttano il doppio schermo. Tanto la tecnica è sempre la stessa, saltare con entrambi i fratelli e andrà benissimo. E poi tanto se vai indietro vuol dire che colpisce Luigi, se vai in avanti vuol dire che colpisce Mario. Adesso sarà Mario. Anche perché fino a un tot non può andare indietro. Ho come l'impressione che ha un po' di difesa questo nemico, solamente perché si rinchiude dentro quel tubo. Tanto qui è meno macchinoso di Paper Mario, che da un lato mi dispiace, ma ok. Elasto Piranha sconfitto. Piranha. Lo so che si pronuncia Piranha, ma chi non lo pronuncia Piranha, seriamente? E questo invece è un altro nuovo nemico. Volevo saltare addosso, ma non ce l'ho fatta. Anche lui veloce. Ai, volevo saltare con entrambi. Timing sbagliato. Questo qua è il tipo Boo. Non ha molto... cioè, sì, è simile a un Boo, ma neanche troppo. Direttamente da Yoshi Island, tra l'altro. Vabbè, Luigi è sempre lento come la lumaca in ogni gioco. A questo ci siamo abituati. Andrà in entrambe le direzioni, ma chi ha indicato è quello giusto, insomma. Non è difficile da capire. Finché sono ancora i primi nemici questi, è solo... è solamente il, tra virgolette, terzo dungeon, ma il primo dungeon era proprio... il dungeon 0, diciamo. Era solamente esercitazione quello. Ah, ho anche sbagliato, però comunque l'ho sconfitto. Ma vabbè. Fungo 1. Okay. Luigi level up. Bene. Non è che mi fa alzare la velocità, vero? Che schifo. Vabbè. Lamento comunque. Ah, lì c'era un altro. Bene. Non è che te ti fai schiacciare? Signor tipo Boo. Ok, almeno quella cosa comoda è che ti fa saltare su tutti i nemici e non solamente uno. Non lo so, ce l'ho con i tipi Boo, quindi li affronto per primi. Senza failare. Premo Y, dannazione, dovrebbe funzionare, eh. Sono sempre i nemici volanti che mi fregano, tra l'altro. Ok, grazie. Bravissimi che vi fate sconfiggere tutti così. Grazie. Ok. Baby Mario level up. Te cosa hai bisogno? 11 e 11 sia di difesa che di attacco. Vedo un 4. Ma ovviamente 1.
Madonna Oscar, quanto è difficile prendere buoni numeri. Voi siete praticamente uguali, avete gli stessi difetti da bambini. Ok, perlomeno te prendi 3. E l'unico che non ha fatto level up è Mario, mi sa che l'ha fatto l'altra volta. Giorno tipo V. Let's go. Stavo sbagliando. Ok, si può anche controattaccare con l'attacco di tipo V, volendo. Paleonte, grazie. Ok, tipo V subito sconfitto. Bravissimo che ti fai sconfiggere così. Mario, tocca a te? No. Vabbè, l'avrà già fatto lui il level up. E ecco, guarda cosa dice questo cartello. Laboratorio Linfa. Però è bloccato, tipo. Te dici qualcosa? No. Mi sento debole. Fungo cura, bene. Grazie. Ok. E volevo provare a contrattaccarlo, ma nada. Boh, io mi ricordavo che avessero anche un altro attacco sti cosi, aia. Però comunque mi ricordo anche, ah giusto, se non li fate il contrattacco rimangono invisibili. Ma io ricordo anche che comunque questi Koopa Leonti hanno anche una versione, un'altra versione Recolor che incontreremo in futuro. Questo qua è anche più difficile perché è già invisibile. Ah, però lo possiamo colpire, va bene. Ok. Se quella parte è coperta, perché potete vedere anche dalla minimappa che è coperta quella parte lì dove dobbiamo andare, c'è questa zona qui che sembra pieni, sembra una zona piena di Game Boy, ma in realtà dovrebbero essere blocchi solidi, cioè di vetro, che non sembrano per niente blocchi, ma va bene. È un altro puzzle da risolvere, però intanto blocchi prima. Oh, diamine. Ok, va bene, vai. Allora, la meccanica di questa puzzle: sempre usare i bambini nello schermo superiore. C'è un fuoco dentro sto blocco. Mario e Luigi devono essere pronti per andare qua in centro. Ok. Poi c'è anche un altro qua sopra, vero? Bene. Non so se è quello giusto, però per... va bene. Ce l'ho fatta. E bisogna accumularli. Oh. E dai. Me lo mettete proprio in mezzo. Tra l'altro non ci sono tubi normali in questo gioco, sono solamente giganteschi, quindi è inutile, non ci puoi cascare nella trappola del tubo. Luigi è che è andato indietro e vabbè. Ok. Colpisci. E te, Baby Luigi, teoricamente fai anche più danno, quindi ottimo. Fiore di fuoco, fratelli, va bene. Se effettivamente si può pensare che una pianta piena possa droppare un fiore di fuoco. Questo, giusto? Sì.
E siamo a 3. Su tipo 7 o 6. Non lo so. Tanto un'altra lastra piranha. Bene. Che comunque è più lenta lei. Di noi due bambini. E sconfitta, ottimo. La noia di combattere con i bambini, che è una battaglia lenta, perché i bambini faranno sempre poco danno. Però infatti quando combattiamo con i bambini raramente abbiamo una folla di nemici. Di solito abbiamo solamente uno o due. Vai. E ce n'è ancora solamente uno. Abbiamo fatto. Sì, abbiamo fatto. Però mi sa che abbiamo ancora un Cupaleonte che potrei schivare. Vabbè. Sì, di solito quelli del dungeon i bambini non è che servono molto. Più che altro, letteralmente, potenziare i bambini non è che serva molto in questo gioco. Tanto le battaglie boss si faranno sempre a gruppo e... vabbè, capito. Comunque, via. Guardare, guardare a lato. Un sole magico che spunta da dei Game Boy. Da fuoco a un, solamente una minuscola parte di foresta. Incredibile. Comunque possiamo passare adesso. E passiamo a un'altra parte di dungeon. I dungeon di Mario e Luigi sono sempre di questo Mario e Luigi sono sempre divisi in due. E non è ancora la seconda parte questa. La seconda parte è quando entreremo lì dentro. E ovviamente cercherò di fare questa parte qui ancora e poi di laboratorio in un altro episodio. Ora, bambini, mi aspetto un nemico qua dentro, vero? No. Ottimo. Oh, dei jeans. Non so se sono per bambini o adulti. Non mi ricordo qual è la texture per uno e qual è per l'altro. Ma ok. Questo Todd mi sa che è più importante perché ha ancora il colore. Laboratorio avanti. Vabbè, ti dice qualcosa di importante alla fine, però da stupidi non saperlo. Va bene, ciao. Se non c'è neanche un blocco per cui combattere, per cui vale la pena combattere. Let's go. E vabbè, ciao folla di Gino Leonte. Ah no, scusa, ho sbagliato gioco. Bisogna contattarli tutti. No, 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 non voglio una folla invisibile, per favore. Comunque con Mario tipo l'ho sconfitto subito, serio? Ok. E guscio verde, va bene. Ok. Come potete vedere la mappa, potreste intuirlo che cosa c'è da fare. Comunque bisogna farlo vedere lo stesso. Anche perché è una scena alla fine. Non possiamo andare. Wow. Sì, effettivamente non possiamo andare. Non dovrebbe intervenire Valigiotto? No. Vabbè, comunque quello che bisogna fare è attivare quelle antenne che vedete. Che vedete ai nello schermo in alto, ovvero a lato. Grazie sempre ai bambini. Perché effettivamente qua c'è un nemico e vabbè. Con questo blocco
partete. Il problema di quando usiamo i bambini è che non ci abbiamo la mappa. Oh. Aspetta, cosa c'è qua? Così importante o no? È solo modo per tornare indietro? No. Sì, c'è anche un blocco. Va bene. Vabbè. Ok, non è un nemico esclusivo dei bambini questo allora. E lo stiamo affrontando solo con tutti. Ogni volta mi viene da dire i genitori, ma non sono i genitori. Ah, a quanto pare quegli adulti funzionano in modo contrario. Se vanno indietro combattono, attaccano Mario. Se vanno in avanti mi sa Luigi. Anzi, con Luigi sembra che stiano fermi proprio. Vabbè, si combatte in maniera classica la Superstar Saga. Ah, che fortuna. Wow, i baffi per una volta ci sono. Perché ricordo che in questo gioco quando parla la fortuna va gestita dai baffi. E quanto siete pesanti da sconfiggere. Potrei usare gli oggetti, mi dico io. Però, madonna, non mi so gestire voi oggetti. Penso sempre che gli spreco cose varie contro i nemici normali. Però alla fine mi avanzano sempre un sacco. Di sicuro in questa battaglia ormai non la tiro più fuori gli oggetti, però. Grazie. Oh, Mario, alleluia. Non ho capito se sei in anticipo o in ritardo. Molto in anticipo, mi sa. Te, Mario, sei sempre proprio in anticipo. A te cosa serve? Punti vita. O i baffi. Vabbè, i baffi non è che me ne frechino più di tanto. Qua c'è un 4 e un 5. 4, mi sta bene. Ah, ok, no, no, non sei in anticipo. Prima lo eri. E a te serve la velocità come al solito. Me la lasci fare? No, non me la lasciano fare. Cos'altro hai bisogno? Queste qua, queste tre statistiche sono uguali. Qua però c'è un 5. Ottimo. Hai più attacco di Mario adesso? Non, se non sbaglio era 30. Boh. So solo che invece che richiamare l'oggetto qui, basta uscire di qua e se non sbaglio si resetta. Vero che ritorna il blocco? Ah no, giusto, bastava fare così. Ecco. Suicidarsi per far ricomparire la piattaforma. Comunque sì, bisogna andare fino in fondo. Volevo anche rivedere la mappa. Quanto trema sta piattaforma nello schermo? Sembrano le stesse piattaforme di Mario Bros. Ok, no, ok, non c'era altro. E ci siete di nuovo voi, rompiscatole. Jump. Ok, stavolta usiamo un oggetto, va. Dato che siamo pieni di sti gusci verdi. Non è conveniente usarli senza bambini perché facciamo meno danno. E poi, giusto, è vero. I gusci verdi non attaccano anche gli altri nemici. Però almeno così li sconfiggiamo in un turno. Due, almeno. Dai, attaccaci. E vabbè, continuiamo. Certo, ovviamente non è conveniente usarne tre oggetti per ogni nemico. Perché alla fine ti ritrovi alla fine del dungeon senza oggetti. Quindi bisogna darsi una regolata in quel punto. Ma va bene, andiamo avanti. E Cusci Verdi 2. Quando fa quel tiii che avete sentito vuol dire che li avete recuperati dopo averli usati. E se non sbaglio è una tessera che abbiamo che ce la fa fare, giusto? Ce l'ha Luigi quella tessera? Può darsi. Ok, siamo qui. E una volta che lasciate l'aria i bambini scopriranno lo schermo, ma potete richiamarli così. Ok. Anche perché per attivare l'antenna servono entrambi. Cioè servono tutti quanti. E abbiamo attivato questa prima antenna che a quanto pare illumina le unghie delle mani degli Shroob.
Grazie, mi ero scordato di voi. Fio ai fratelli, ok. Di cannoni non ce ne stanno dando tanti. Gusci verdi, come sempre. E là c'è un'altra zona molto spinosa, che però a quanto pare ha molti più puzzle. No, seriamente? No. Luigi, riprenditi. Vabbè, non si possono usare i gusci contro i TPV, ovviamente. Non dovrei neanche dirvelo. Ok. Niente. Ho sbagliato, volevo attaccare i TPV, vabbè. A sto punto eliminiamo l'erbaccia. Ciao. E te non ti fai sconfiggere tanto facilmente, vero? No. Vorrei? Ok, grazie. Finalmente contrattaccarlo e sconfitto. Fungo cura. Baby Mario. Madonna, li stiamo facendo in frettissimo i level up. Ok. Però alla fine è normale. Te hai sempre l'attacco, il problema. Ma probabilmente non lo fa fare, quindi difesa. Non c'è speranza. Baby Mario, hai sfiga con questa slot. Al contrario di tuo fratello, che è la miseria. Quando si dice essere fortunati da piccoli per non essere da adulti. Vero Luigi? Dai, in realtà non è una cosa che si dice, però. La pianti? Appunto, per quanto riguarda la fortuna. Adesso devo aspettare che venga colpito sto Luigi, perché così posso anche usare gli oggetti. A questo punto sta pianta la eliminiamo così. Avete dovuto fare la scala di tubi? Sono messi in una posizione per scala. Ecco. Bene. Ottimo fail. Va bene, usare tre pulsanti proprio non mi conviene. Ogni volta con i bambini, perché devo usare tre pulsanti. Mi confonde. Vabbè, sono tutti e tre indeboliti come non so cosa, quindi... E comunque fortuna te non sei crepato, serio? Bene Mario, finiscilo per favore. Grazie. Ecco, lui con il che fortuna riesce a finirlo. Solo grazie a Baby Luigi. Guscio verde recuperato, 1, ok. E qua c'è un coso, elevatore, vero? Sì. Quel blocco lì viola lì col punto esclamativo di solito è importante. Mi sa che ho capito già cosa fa. Solleva la piattaforma lì. Madonna quanto tremate voi. Anzi no, tremava solo Mario prima, ma adesso tremano entrambi. Questi che sembrano dei lingotti d'oro di Minecraft, però tralasciamo. Sono solo cose da saltare, non so perché abbiano questa forma strana o cosa. Te dici qualcosa? No. Sorride anche sto Todd, è felice di crepare nelle piante. Vabbè, con tutti i Todd che ci sono in certi giochi, cheat, un po' non farebbero male per le linfe, guarda. Ok, e già qua al centro abbiamo fatto. Sembrava già peggiore di prima. Già di quanto sembrava. Ma ok.
e possiamo andare, giusto? Sì. E abbiamo fatto. A sto punto, ora che avete attivato entrambe le antenne, dovete ritornare al laboratorio. E potete scegliere se fare la strada inversa, ma la conoscete già, oppure fare la strada più andare avanti e fare la strada più corta, ma che non conoscete. Insomma, decidete, io vado ovviamente per quella nuova. Tanto per. Qua invece cosa c'è? Altro nemico, vero? No. Ottimo. Blocco nascosto qui. No. Boh, una zona per i bambini. Sembra strano che non ci fosse niente. Probabilmente dato che l'ultima zona farà penare sta cosa. Sta zona. Anche perché non vedo dove cacchio devo andare. Verso il basso, immagino. Bene, tipo un labirinto, vero? Cioè, non è un labirinto, ma... se vuoi trovare, se vuoi prendere tutti i blocchi per dire sì, lo è. Qua ce ne sono due. No! Diamine. Luigi, non crepate, per favore. Okay. Ora, vabbè, tralasciamo se ho perso qualche blocco di là. Ora, lingotto d'oro. Grazie. Fungo vita. Lì c'è qualcosa. Una moneta. Va bene. Cos'è successo a Mario e Luigi? Si sono uniti per un attimo. Oh, ok. Follina. Cos'è? Beh, ovviamente prima del boss e magari prima di entrare al laboratorio ci sistemiamo le tute, perché solitamente sono più forti le tute che si trovano dopo. Poi vabbè, possono esserci quelle tute che non servono a niente. Oh, ah, non va più di così. Allora sal di qua, amici. Ok. Grazie. Ora il blocco per unirci c'è verso di qua, immagino. Ecco qua. Ed ora ok, siamo entrati nel laboratorio, quindi direi che è un ottimo punto dove fermarci. Nella prossima puntata continueremo il dungeon, probabilmente lo finiremo. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto questo episodio, se vi è piaciuto lasciate un like e arrivederci. Ciao ciao!